Ciao a tutti, oggi vediamo come andare a pulire il filtro della lavatrice. Allora, se è possibile alzare questa parte verso l'alto, magari mettendo dentro un pezzo di legno o una scatola, e in modo che sia in obliquo, perché così non esce l'acqua. In alternativa, io non posso farlo perché sopra ho l'asciugatrice, in alternativa mettiamo uno straccio per raccogliere eventuale acqua. Il filtro della lavatrice si trova di solito nello sportellino in basso e qui nel mio caso ho anche un tubo per scaricare l'acqua, per scaricare il più possibile l'acqua se è fermata dentro nel cestello. Meglio sempre scaricarlo. Per scaricarlo uso un basso contenitore, il più basso che si trova, quindi in questo caso io ho questo qui. L'acqua in questo modo cerco di tirar fuori il più possibile, ma non ce n'è molta. Ok, lo lascio aperto. Ecco qua come si presenta il mio tappo, che è questo qua, e vado a svitare in senso antiorario, cioè girando per così. Chiaramente da qua esce un po' d'acqua. Ecco, questo è il filtro e poi vado anche a pulire eventuali possibili incrostazioni che ci sono qua dentro. Non c'è niente, quindi è abbastanza pulito. Vado poi semplicemente a togliere il più grosso direttamente con le mani, residui. Ok, non c'è nulla, quindi vado a riposizionarlo e vado a girare questa volta in senso orario. Mettiamo poi il tappino, se avete questo, anche questo tubo. Che si è ben chiuso. Questo sta dentro. Chiudiamo. A questo punto non ci rimane che pulire e il gioco è fatto. Vi saluto e vi rimando a un prossimo video dove magari vedremo qualcos'altro da mettere a posto. Ciao!